L'undicesimo capitolo della fortunata saga targata Square Enix è molto probabilmente il migliore che sia mai stato realizzato. Il franchise di Dragon Quest si dimostra quindi ancora una volta in perfetta salute. A distanza di oltre 20 anni dall'uscita del capostipite, il team ha saputo confezionare un episodio di qualità indiscutibile, capace di far impallidire i suoi predecessori. In Europa, questo autentico capolavoro, che risponde al nome di Dragon Quest XI, Echi di un'era perduta, sarà disponibile su PC e PlayStation 4 a partire dal 4 settembre, data in cui potrete partire per un viaggio indimenticabile che saprà tenervi impegnati per centinaia di ore. Il sipario su Dragon Quest XI si alza durante una notte di tempesta, quando un saggio re ed i suoi più fedeli consiglieri si radunano per decidere come comportarsi dinanzi alla nascita di un innocente bambino, che tuttavia presenta un marchio inequivocabile sulla propria mano sinistra. Una leggenda narra infatti che quando il Signore delle Ombre allungherà nuovamente le proprie brame sul mondo umano, colui che un tempo riuscì a sconfiggerlo, il cosiddetto Lucente, rinascerà a nuova vita per porre fine alla sua sete di conquista. Il protagonista dell'avventura sembra essere proprio il prescelto narrato dalle leggende, che dopo sacrifici e coincidenze fortunate giunge ancora in fasce nelle mani di un anziano pescatore, il quale decide di accudire il neonato fino al giorno in cui questi sarà cresciuto abbastanza da seguire il suo destino. Complice un cast affascinante e ottimamente caratterizzato, il canovaccio narrativo di Dragon Quest XI si è rivelato travolgente e mai scontato, trascinandoci in un'epopea di straordinaria bellezza, un poema epico che non conosce rivali e che mostra tutte le sue potenzialità solo dopo aver visto i titoli di coda almeno una volta. Come è accaduto per Dragon Quest 8, la nuova iterazione del brand presenta infatti un corposo post-game cui potrete accedere solo dopo aver completato l'avventura principale. Un secondo entusiasmante viaggio che accompagna la longevità del titolo alla soglia delle 100 ore. Un risultato sorprendente che potrete facilmente oltrepassare qualora sceglieste di dedicarvi alle attività secondarie, al massacro dei boss segreti e ai vari minigiochi. Passando al gameplay, c'è da ammettere che fino ad ora, fra tutte le più importanti saghe di JRPG, quella di Dragon Quest è forse l'unica che nel corso degli anni non ha mai sentito la necessità di rinnovarsi. Con l'undicesimo capitolo, il publisher ha invece deciso di aggiungere una serie di interessanti accorgimenti che rendono il prodotto adatto tanto agli esperti quanto ai nuovi utenti. Il combat system a turni, questa volta, appare infatti più accessibile. Se finora i personaggi schierati in campo attendevano immobili l'arrivo del proprio turno, con Dragon Quest XI i giocatori avranno un'altra valida alternativa, del tutto opzionale. La cosiddetta modalità movimento libero consente di spostare a piacimento il personaggio, portandolo alle spalle del nemico o al limite dell'area circoscritta durante i combattimenti, così da seguire l'azione da un punto di vista sempre differente. Sebbene non influenzi affatto l'esito dello scontro, questa alternativa dona alle fasi di battaglia un maggiore dinamismo. Le azioni dei compagni di squadra possono essere dettate dall'utente o interamente automatizzate, a seconda delle proprie preferenze. In battaglia, infatti, il giocatore può decidere di delegare la gestione di uno o più eroi all'ottima intelligenza artificiale che gestisce il party, con la possibilità di riprenderne le redini in qualsiasi momento. Personalizzazione e strategia sono dunque gli elementi su cui il team di sviluppo si è concentrato maggiormente. A differenza di molti altri giochi di ruolo, inoltre, in Dragon Quest non è mai stato possibile modificare la formazione del party anche nel mezzo di uno scontro. Nell'undicesimo episodio, invece, i membri titolari del gruppo possono essere cambiati sia prima sia durante la battaglia. Fra le altre novità degne di menzione, non possiamo non citare la cosiddetta modalità pimpante, che ha sostituito lo stato di tensione. Mentre quest'ultimo prevedeva il sacrificio di interi turni al fine di potenziare un personaggio, con lo stato pimpante l'eroe godrà di notevoli power-up. Come in ognuno dei più recenti Dragon Quest, l'ultimo episodio ripropone poi la cosiddetta griglia delle abilità, che da sempre conferisce nuovi poteri in cambio dei punti abilità acquisiti ad ogni level up. Anche il crafting è stato decisamente migliorato. L'utente ora avrà un ruolo attivo nella creazione dell'oggetto e dovrà battere con il martello di ferro rovente nel modo più corretto, migliorando così i punti difesa delle armature. Per semplificare gli spostamenti da una zona all'altra del mondo, in attesa di apprendere l'incantesimo teletrasporto, gli sviluppatori hanno munito il nostro eroe di un fedele cavallo richiamabile in determinate aree.
Nei dungeon, invece, il protagonista può scovare degli speciali mostri scintillanti che, una volta sconfitti, si lasceranno montare. Questa caratteristica velocizza gli spostamenti e risulta al contempo estremamente divertente. Molto gradita, infine, è l'introduzione degli accampamenti, grazie ai quali il gruppo può riposarsi e salvare la partita con maggiore frequenza. Sul piano grafico, la versione PC e PlayStation 4 di Dragon Quest XI, Echi di un'era perduta, è stata sviluppata per la prima volta con Unreal Engine 4. Che si tratti di una texture o di un modello poligonale, ogni aspetto del titolo è stato curato fin nel minimo dettaglio, invogliandoci in più occasioni ad ammirare paesaggi mozzafiato. I sublimi modelli poligonali di mostri e personaggi sono stati impreziositi ancora una volta dal character design del maestro Toriyama, che per l'occasione ha arricchito non poco lo storico bestiario del brand, proponendoci orde di creature strampalate mai viste prima. Sempre molto attento ai toni della narrazione, l'accompagnamento sonoro svolge con estrema precisione il proprio compito, mescolando dramma, tragedia e allegria. Dragon Quest XI, Echi di un'era perduta, è un assoluto capolavoro, uno dei massimi esponenti del genere JRPG che la storia videoludica ricordi. La trama, ricca di sorprese, gli accorgimenti apportati al gameplay e l'impeccabile comparto tecnico ne fanno un titolo imperdibile per chiunque si consideri un vero appassionato di giochi di ruolo giapponesi. Ci troviamo dinanzi quindi a un nuovo metro di paragone con cui tutti i principali sviluppatori di JRPG dovranno misurarsi negli anni a venire.